Andy Warhol dedica al volto sorridente di Marilyn Monroe, icona simbolo degli anni 50 e 60, decine di dipinti e serigrafie, nelle quali il volto dell'attrice viene replicato in serie mutandone semplicemente i colori. In questo modo, il personaggio scompare e resta solo la sua immagine, una delle infinite possibili, in quanto nel dipinto successivo, cambiando i colori, anche l'immagine non sarà più la stessa. Dal 1962 Warhol adotta pressoché esclusivamente il procedimento della stampa serigrafica, che gli consente la riproduzione meccanica dell'opera in numerose copie e la massima impersonalità dell'esecuzione. Nelle società capitalistiche occidentali non solo gli oggetti sono fatti per essere consumati, ma anche miti di altro tipo, come quelli cinematografici, musicali e politici. Warhol non si sottrae a questa ferrea logica commerciale e immortala nelle sue opere soggetti presi indifferentemente dagli scaffali di un supermercato e dal mondo dello spettacolo.